Ciao e benvenuti in una nuova controversa puntata domenicale di Beato tra gli orologi. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, dove parliamo qui su Talk di orologeria, storia degli orologi, ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E nel format domenicale di Beato tra gli orologi ci occupiamo di analizzare, guardare, commentare, reagire alle maison di orologi direttamente dal loro catalogo online, in maniera tale da capire qual è l'offerta, quali sono le novità, quali sono i prezzi anche quando sono pubblicati, e poi magari in futuro parlare anche di scontistiche eventuali presso le boutique che vendono questi orologi. Ora, il caso di Rolex è un po' particolare, è il motivo per cui ho esordito dicendo che si tratta di una puntata controversa, un po' perché c'è il solito amore e odio nei confronti di Rolex, lo sappiamo tutti, inutile negarlo, ma io sono sempre stato dell'idea, un po' da collezionista e da circa 3 anni da youtuber, che parlare di Rolex sia altrettanto importante, insomma non deve essere trattata come un tabù, come si vede normalmente fare anche da youtuber stranieri molto seguiti, dove ho visto alcune volte che si scusano quando parlano di Rolex come se fosse un problema da evitare. Io capisco che ci siano delle opinioni controverse al riguardo, non capisco in realtà tanto perché ci siano, perché alla fine sono orologi come tanti altri e sono orologi per esempio molto più facilmente acquistabili di altri come Audemars Piguet o Patek Philippe, e anche rivalutati meno sul mercato dei reseller di questi ultimi, ma questo è un altro discorso. Rolex tuttavia ha contribuito alla storia dell'orologeria, anche qui è inutile negarlo, ha introdotto delle novità nel corso del tempo che oggi sono utilizzate da tantissime maison, e altrettanto ha copiato o imitato altre soluzioni come per esempio la ghiera girevole o la ghiera esterna tachimetrica del Daytona, contribuendo in ogni caso a un'ottima orologeria sportiva. Questa introduzione era necessaria per presentarvi la puntata di oggi, e quindi è domenica sera, domani si lavora, mettetevi comodi e andiamo sul sito di Rolex. Oh, Rolex inizia con lo Sky Dweller, ovvero l'abitante dei cieli, così come per esempio il Sea Dweller è l'orologio più tecnico subacqueo della maison, l'abitante dei mari, ma questo è un altro discorso. Sky Dweller in ogni caso, che è un calendario annuale di Rolex con delle innovazioni tecniche di cui normalmente non si parla. Questa per esempio è una di quelle innovazioni di Rolex che hanno contribuiscono a fare qualcosa di nuovo nell'orologeria. In particolare questo è un calibro che viene azionato principalmente dalla lunetta, perché questa lunetta zigrinata in stile Datejust in realtà si muove ruotando in 3 posizioni diverse, è in grado di controllare la regolazione del calibro. Insomma, una soluzione tecnica, un esercizio tecnico davvero degno di nota. Poi l'orologio può piacere o meno, è un 42 mm, a mio avviso è un po' troppo grande, anche un po' troppo tondeggiante forse per quello che vorrebbe essere. Non è assolutamente il mio orologio preferito, qui potete vedere il profilo abbastanza pronunciato, però insomma anche lui merita un approfondimento come tanti altri orologi, che poi ripeto possono piacere o meno, quelli sono gusti personali, ma di sicuro ha dei contenuti di rilievo. Doppio fuso orario, perché questo cerchio qui all'interno con le 24 ore indica un secondo fuso orario, mentre questo quadratino rosso indica il mese dell'anno, quindi i 12 mesi a partire dalle ore 12 a partire da gennaio, e poi le lancette normali che come potete vedere sono forate per consentire di vedere al di sotto di esse proprio il cerchio delle 24 ore, ed è per questo motivo che viene chiamato l'abitante dei cieli, cioè un orologio cosmopolita dedicato ai viaggiatori, almeno questa è l'idea di Rolex. Va bene, direi che abbiamo già parlato troppo di Sky Dweller, non so neanche perché, andiamo a vedere un po' che cosa ci offre Rolex. Allora, configura il tuo Rolex, qui ci sono le varie categorie di orologi, i vari professionali, eleganti, eccetera. Trova il tuo Rolex, orologi Rolex, vediamo.
Trova il tuo Rolex, vediamo che cosa ci propone. Qui c'è la collezione, nuovi modelli 2023. Scopri la collezione Rolex. Ah, tutto classici professionali e poi oppure orologi per tema. Questi sono i classici, questi sono i professionali, questo è il D-Date, sempre un classico. Va bene, quindi qua ci sono anche qui le varie categorie. Io vorrei capire se c'è una visualizzazione di tutto quello che offre Rolex, tutti i quadranti, tutte le varie configurazioni, vediamo un po', GMT, D-Date, un catalogo tra l'altro vastissimo, perché a differenza di altre maison dove abbiamo già visto dei cataloghi molto concentrati, anche molto ben definiti, Rolex, per quanto faccia orologi molto simili tra loro, offre anche decine e decine di configurazioni, come potete vedere anche qui. E queste sono tutte le configurazioni di Rolex, sono davvero tante e devo anche dire che sono anche è anche tutto un po' confusionario e non mi piace tanto questa visualizzazione. Avrei preferito qualcosa di più schematico, magari diviso appunto per orologio, quindi GMT Master 2 e poi all'interno tutte le configurazioni dell'orologio. Invece questa visualizzazione qui, per quanto io l'abbia cercata, però ecco, forse l'avrei evitata e forse non l'avrei fatta così confusionaria. Qui ci sono tutti i professionali e poi qui invece tutti i classici, quindi immagino dei Just, dei Date, il nuovo Cellini 1908. Va bene, allora facciamo così, andiamo per categorie. Rolex San Mare, il più richiesto, il più amato, il più odiato, il più copiato, tutto quello che volete. Per ogni orologio in alto a destra c'è il tastino configura e questo configuratore è indubbiamente interessante perché consente di vedere l'orologio sotto vari aspetti, varie angolazioni e naturalmente tutto quello che si può ottenere dal Submariner a trovarlo in vendita, ma questo è un altro discorso. Submariner nero, il 41 mm senza data, 9.150 euro, che sono tanti tanti soldi se consideriamo che pochi anni fa il prezzo medio di un Submariner era 4-5.000 euro, il Daytona si comprava per circa 10.000 euro ed erano cifre che eravamo un po' abituati a vedere da sempre. Considerate che quando c'era la lira si acquistava il Sub per 5 milioni, il Daytona per 10 milioni. Più o meno si è sempre andati in quella direzione. Oggi il catalogo è un po' cambiato e con esso anche il listino, perché un Submariner costa 9.150 euro senza data, ma in realtà se prendiamo il data, in questo caso costa ancora di più. Con il data, come potete vedere, si possono avere varie configurazioni: acciaio oro, soltanto acciaio, soltanto oro giallo, soltanto oro bianco e poi anche i vari quadranti. Per esempio, per l'oro giallo è possibile scegliere poi la lunetta ceramica blu con il quadrante blu, in questo caso costo 40.000 euro, 39.300 euro. No, comunque vediamo quello in acciaio, quindi acciaio Oyster Steel, lunetta anche in questo caso è possibile sceglierla perché c'è anche la verde, ripeto, tutta roba che non troverete mai in concessionario, ma questo è un altro discorso. Con data ha superato i 10.000 euro, 10.350 euro, che adesso lo vediamo è poco di meno di quello che invece offre il professionale di punta di Rolex, ovvero il Rolex Daytona. Perché se noi andiamo a scegliere proprio il Daytona, questo è ancora Sub, quindi andiamo su Daytona, ce lo presenta nell'immagine principale in platino, ma in realtà poi andiamo nel nostro configuratore e possiamo scegliere le varie configurazioni. Devo anche dire che ad oggi, dopo tutte le puntate di Beato tra gli orologi, per quanto quella visualizzazione completa di tutte le referenze non mi sia piaciuta granché, è anche il sito meglio organizzato da un punto di vista proprio di scegliere l'orologio, perché oltre ad offrire il catalogo offre anche questa interazione molto diretta con l'acquirente, che consente poi di andare a scegliere un modello e di quel modello vedere un po' secondo i propri gusti che cosa è possibile ottenere. Detto questo, sono modelli che, ripeto, non si trovano in concessionario, quindi non so di cosa stiamo parlando. È anche vero che sono forse un po' più abituato a questo sito perché indubbiamente lo si guarda spesso anche per vedere novità e altro. Quindi Daytona, acciaio Oyster Steel, quadrante, in questo caso bianco-nero, noi lo scegliamo bianco ma indifferente, 15.200 euro. Costa 5.000 euro in più del Sub. Sono tanti soldi e sono cifre veramente alte e più alte della concorrenza, perché per esempio l'Omega Seamaster si attesta attorno ai
6.500 euro, che è molto di meno dei 10.350 euro del SUV, il suo equivalente di Rolex, però è comunque troppo rispetto ai 15.000 euro di un Daytona, che appunto è il professionale da sempre più iconico, più amato, più richiesto, più visto di Rolex. E secondo me, con un listino di un SUV da 10.000 euro, un Daytona in acciaio ne dovrebbe costare 18 o 19. O meglio, io credo che se il Daytona costa 15 e può essere un prezzo in linea più o meno con il modello, con quello che oggi sono i listini degli orologi di lusso, beh, il SUV dovrebbe costare circa 7, forse al massimo 8.000, e magari mi piacerebbe comprarlo con sconto, come era una volta, come era fino a 4-5 anni fa. In realtà io vedo una sproporzione tra questi due modelli ed è quella, insomma, che vi stavo raccontando. Vediamo però le altre configurazioni, perché Daytona ce ne sono tanti. Per esempio, acciaio oro, che è quello da sempre meno richiesto, meno ambito, meno apprezzato, sebbene io sia un amante delle combinazioni acciaio oro, perché mi piacciono, perché ho cambiato gusti nel corso del tempo. L'acciaio oro costa tanto, 19.650 euro, eppure è molto più semplice acquistarlo in concessionario rispetto invece a un Daytona in acciaio, che è praticamente un'utopia, cioè come se non esistesse, è riservato a pochi eletti. Questo lo sappiamo, il motivo per cui oggi un Daytona acciaio si trova dai 25 ai 30 mila euro nel mondo dei reseller. È così, per ora è così, è sceso tanto rispetto a due anni fa, quando era arrivato a 50 mila euro, però indubbiamente bisogna tenerne conto. Un Daytona full gold con bracciale in oro costa 39.800 euro, e ci sono i vari quadranti con diamanti 41.800 euro, che qualcuno magari si aspetterebbe che con i diamanti costi molto di più. In realtà no, costa poco di più, 2.000 euro in più. Mentre con bracciale Oyster Flex, ovvero in gomma, che voi mi direte, ok, mancano due etti di oro, costerà due etti in meno. In realtà no, in realtà con Oyster Flex costa 30.850 euro, quindi circa 10.000 euro in meno, e ha soltanto la testa in oro e la chiusura, come potete vedere. Cos'altro ci offre il Daytona? L'oro bianco. Vediamo rispetto all'oro giallo se ha delle differenze sostanziali di prezzo. Probabilmente no. Prezzo su richiesta. Questo prezzo su richiesta perché è, come potete vedere, dal 100 in rosso, l'edizione limitata per i 100 anni di Le Mans. Ed è un orologio che onestamente non credo si troverà facilmente. In oro bianco, con bracciale in oro bianco, non mi fa scegliere il quadrante, quindi ad oggi è l'unica offerta in oro bianco del Daytona. Almeno mi pare di capire. Strano, perché c'erano vari quadranti che sono rimasti sicuramente sull'Oyster Flex. Infatti abbiamo il nero con i diamanti, questo bellissimo panda, e poi il reverse panda, dove cambia perché il quadrante nero non è più un quadrante matte, ma è opaco, ma è un quadrante Soleil. 32.350 euro, costa un po' di più dell'oro giallo, d'accordo, questo è il Daytona. Cos'altro ci offre? Oro rosa, anche lui. Vediamo un po' l'oro rosa se costa molto di più dell'oro giallo o dell'oro bianco. Costa un po' di più, 42.700 euro. Oro rosa che come... ecco, l'oro rosa ha avuto questo quadrante. Prima ce l'aveva l'oro bianco, che non c'è più. Ok. Prima il full gold oro bianco aveva questo quadrante, che però abbiamo visto non esserci più, ma lo offrono in oro rosa, con i particolari all'interno del quadrante naturalmente in oro rosa, come gli indici, ma anche il contorno dei subcontatori. Molto carino, però non mi fa impazzire, devo essere onesto. Vediamo un po' cos'altro c'è. Platino, il famosissimo orologio, questo con indici baguette e questo invece con quadrante normale, che Rolex da sempre, insomma, fa sognare gli appassionati con questa lunetta in ceramica marrone. Prezzo su richiesta, l'ultimo listino era di poco superiore ai 70.000 euro, anche lui ormai introvabile, quando fino a 4-5 anni fa si comprava con sconti fortissimi, anche del 30%. Non è più così. Vediamo cos'altro ci offre Rolex. Rolex, ripeto, offre un catalogo infinito. Tra l'altro, ogni orologio Rolex, inutile negarlo, piace tanto, dal Datejust al GMT Master a Zub. Lo Yacht Master no, lo Yacht Master meno. Comunque, vediamo un po'. Datejust configura, anche in questo caso, migliaia di configurazioni, soprattutto sul Datejust. Tantissimi quadranti con brillanti, quadranti in pietra. C'è veramente l'imbarazzo della scelta.
anche in questo caso se si potesse scegliere. Prendiamo la misura più classica, 36 mm, per quanto non mi piaccia molto il 36 mm. Vi dico perché, perché ha un bracciale da 20 mm di passo, che è lo stesso bracciale anche per spessore, a parte la larghezza da 20 mm, proprio lo spessore qui delle maglie, che è praticamente pari ai tutti gli altri professionali. Il Daytona di Rolex ha lo stesso bracciale e su una cassa da 36 mm, ecco, io lo reputo un po' sproporzionato. Come potete vedere anche da questa immagine, la cassa è un po' piccola rispetto a questo braccialone in acciaio così grande, così imponente, soprattutto quello Oyster. Questo è il motivo per cui il 36 mm mi piace meno del 41 mm, che ha una cassa un po' più lunga, un po' più larga, per quanto rimanga abbastanza sottile. Comunque, torniamo, ecco, lo potete vedere come si allarga o si stringe in base alla misura. Il bracciale invece è lo stesso braccialone, appunto, da 20 mm. Non a caso credo che i sub siano andati verso una misura da 21 mm di passo del bracciale, se non ricordo male, stessa cosa per i nuovi Daytona, e tutti aspettiamo le novità sul GMT Master. Vedremo insomma che cosa accadrà. In ogni caso, acciaio Oyster Steel, in questo caso lunetta liscia, mentre Rolesor bianco o Rolesor bianco, dove in oro bianco è soltanto la lunetta zigrinata, tutto il resto dell'orologio è acciaio, nonostante si chiami Rolesor bianco. Rolesor giallo invece è acciaio oro, dove in oro è anche la maglia centrale del bracciale ed è oro massiccio, così come la lunetta e la corona. E poi c'è l'acciaio oro, oro rosa, anche lui come quello giallo. Andiamo sul più classico dei Datejust, in questo caso appunto acciaio con lunetta zigrinata in oro bianco. Lunetta appunto la si può scegliere bombata, zigrinata in oro bianco o con i diamanti. Andiamo sulla classica zigrinata. Allo stesso modo prendiamo il classico bracciale Jubilee, che è anche quello che da sempre un po' riconosce l'orologio classico del Datejust. A questo punto, come vi dicevo, possibilità di scegliere quadranti praticamente infinite. Blu, blu Wimbledon, nero Soleil, c'è veramente di tutto. Il Menta costa 9.000 euro, così come il Palme 9.000 euro. Come potete vedere, rispetto alla speculazione che normalmente gira attorno ai Rolex, poi nella scelta invece dell'orologio, se si potesse acquistare in concessionario, le differenze di prezzo in realtà non ci sono. Cioè un Menta lo paghi quanto un Palme, che è praticamente introvabile, poi piaccia o meno un altro discorso. Stessa cosa per questo blu lavorato, così come questo blu Soleil o ancora il Wimbledon, tutti orologi che hanno delle speculazioni completamente diverse, no, nel mondo dei reseller, ma che poi in realtà Rolex tratta come gli stessi orologi, insomma, con gli stessi prezzi. Prendiamo il Wimbledon, che è un bello orologio. A questo punto non lo abbiamo visto prima, ma in ogni caso, quando si apre poi la schermata di Rolex, è possibile vedere sia come si illumina, in questo caso soltanto l'indice a ore 9 e le sfere, sia poi quelle che sono le specifiche dell'orologio vero e proprio, quindi la lunetta, che cos'è il quadrante, come viene realizzato il quadrante, calibro e così via. Tutte cose che, sapendo insomma quanto tutti conosciamo Rolex, volenti o nolenti conosciamo Rolex, vi risparmio, perché insomma c'è poco da aggiungere, sappiamo tutti come sono fatti questi orologi. Questo è il Datejust. In particolare vediamo anche il nuovo GMT Master, perché in questo caso Rolex ha tirato fuori il nuovo acciaio oro, che è piaciuto davvero molto. Da sempre l'orologio cosmopolita per chi viaggia, l'orologio che ha consacrato forse Rolex nell'orologeria sportiva, con il famoso Pepsi che tutti conoscono, tutti amano, tutti imitano. E GMT Master, che nel corso del tempo ha visto varie evoluzioni: acciaio Oyster Steel, Rolesor giallo, in questo caso acciaio oro, c'è anche l'oro rosa, tutti conosciamo, e io personalmente amo questo root beer così definito in oro rosa, il nuovo oro giallo bracciale Jubilee, l'oro bianco Pepsi con il quadrante blu per differenziarlo invece dall'acciaio Pepsi con quadrante nero, e poi il full gold, forse il GMT Master più bello ma anche più difficile indubbiamente da indossare che Rolex propone. Allora andiamo a vedere un po' l'oro giallo, l'acciaio oro giallo, 16.550 euro, questo
costa più di un Daytona, questo costa più di un Daytona in acciaio. Così come andiamo a vedere invece l'acciaio Oyster Steel, scegliamo lunetta Pepsi, ma c'è anche la possibilità di scegliere il mancino naturalmente, adesso vi faccio vedere una cosa. Bracciale, anche in questo caso Oyster o Jubilee che tutti amano, 10.950 euro, costa un po' di più del sub, questo sub che ancora una volta dimostra di essere secondo me completamente sproporzionato al listino e ancora non ne capisco il senso onestamente. 10.950 euro per il Jubilee, l'Oyster credo costi poco di meno, sì, costa 200 euro di meno, è un bracciale indubbiamente più semplice e anche più semplice da realizzare probabilmente, mentre il mancino unicorno, che tra l'altro è sceso tantissimo, ormai si trovano alla stessa cifra di un Pepsi, al listino costa un po' di più, 11.500 euro, mentre gli altri GMT Master costano un po' di meno e nel mercato dei reseller hanno raggiunto più o meno tutti, tra Pepsi e questo mancino, la stessa quotazione, che si aggira attorno ai 20.000 euro, dai 19 ai 20 21.000 euro per il mancino, che è praticamente il doppio o quasi del listino. Ma considerate che il mancino nel momento in cui fu presentato aveva delle quotazioni spaventose, anche di 60.000 euro, naturalmente cifre che nessuno spero abbia mai pagato per un orologio del genere. Anche 20.000 euro indubbiamente sono troppi soldi per questo orologio, che onestamente per la sua rarità, per la sua introvabilità in concessionario, potrei capire ad un prezzo da reseller di 13, 14, forse 15.000 euro, ma ecco, tutto il resto secondo me è una speculazione che tra l'altro negli ultimi due anni abbiamo visto è destinata a fallire, almeno è difficile pensare che si possa tornare a quei livelli, quindi non sono cifre che spenderei mai per questo orologio, nonostante la sua rarità. C'è anche da dire che nell'ultimo tempo, soprattutto per quei clienti che hanno sempre comprato Rolex e che erano stati messi un po' da parte negli ultimi anni per i migliori clienti in assoluto, in realtà stanno acquistando, riescono ad acquistare, i concessionari consegnano con un po' più di facilità. Vedremo nei prossimi tempi che cosa accadrà, ma non sono tempi buoni sicuramente. Per quanto il lusso risenta poco di queste crisi, dell'inflazione, di tutto ciò che riguarda invece la gente comune, in realtà c'è da dire che hanno sentito una grossa flessione anche questi orologi sottoposti a speculazioni così grandi. L'orologio più economico forse di Rolex, l'Oyster Perpetual, anche lui introvabile al pari all'epoca di un Daytona praticamente per i modelli colorati, varie misure da 28 a 41 mm, 41 mm che per quanto sia grande a me piace e quindi senza paura vi farò vedere il 41 mm, con i vari quadranti, lunetta liscia, non si può scegliere un'altra lunetta, non c'è la data perché l'Oyster Perpetual è proprio da sempre nato senza data, infatti sul quadrante non riporta neanche la parola date come per altri orologi, quadrante blu, dov'è il prezzo? 6.450 euro per il nero, 6.450 euro per il blu. Vi faccio vedere il bolle, che da ultimo mi pare di aver visto a 40.000 euro in vendita, vabbè cose. Verde e rhodium, nella misura 41 non ci sono altri colori, verde anche lui 6.450 euro, il bolle, che è il celebrativo dei vari colori che Rolex ha prodotto nel 2021, 6.450 euro. Costa esattamente come tutti gli altri che dai reseller trovate a circa 8-9.000 euro, il bolle appunto ho visto un annuncio due giorni fa pubblicato a 39.000 e passa euro, delle cose proprio. Va bene, e sono proprio curioso di sapere se qualcuno lo venderà, non credo. 6.450 euro quindi per l'Oyster Perpetual, perché appunto come vi dicevo prima Rolex non bada a queste differenze. Sidwell, Air King, Explorer, tutti orologi che conosciamo, tutti orologi amati. Allora vediamo un attimo il classico, il 1908 di Rolex, l'ultima evoluzione del Cellini che è andato fuori produzione, un orologio con un nuovo calibro, completamente nuovo, un orologio sottile finalmente, come deve essere un orologio elegante, perché i Cellini fino ad oggi erano stati degli orologi veramente troppo spessi. Oro giallo o oro bianco, a me piaceva l'oro bianco quadrante nero, che adesso
vediamo, 23.450 euro. Facciamo anche scopri, perché ci andiamo a vedere il calibro. 39 mm, un po' troppo. Io credo che un orologio del genere avrebbe dovuto avere un diametro di 36, 37 mm, 39, insomma, segue un po' troppo le mode, che peraltro stanno anche un po' finendo quelle mode degli orologi troppo larghi. Però vi faccio vedere anche, va bene, la lunetta suddivisa in due parti, vi faccio vedere questo bellissimo calibro automatico con rotore in oro che Rolex ha sviluppato per questo orologio in esclusiva, naturalmente, un bellissimo movimento. Vediamo un po': 66 ore di riserva di carica, calibro 71-40, precisione meno 2 più 2 secondi al giorno, come ci ha abituati la certificazione Superlative di Rolex, che viene data ai movimenti incassati, oltre alla certificazione indipendente COSC, che invece regola i calibri a meno 4 più 6, anzi certifica che un calibro è preciso a meno 4 più 6, oltre a un'altra serie di certificazioni su magnetismo, temperatura, eccetera, che si aggiunge insomma al COSC, questa Superlative, come per esempio Omega aggiunge la certificazione METAS 0 più 5 secondi al giorno. METAS che, come sicuramente sapete, da ultimo viene utilizzata spesso anche da Tudor, cosa molto interessante, una cosa che mi piace. 23.450 euro, che per questo 1908 onestamente sono davvero tanti, sono troppi. È un orologio secondo me da 13, 14, 15 mila euro, ma 23.450 euro ho paura che farà la fine del Cellini, ovvero un orologio davvero poco diffuso, e anche perché a quel prezzo si comprano veramente dei mostri sacri come un Calatrava di Patek Philippe, insomma c'è poco da aggiungere. Nonostante gli sforzi di Rolex di far diventare questo orologio esclusivo con un calibro dedicato, sottile, ok, però non ci siamo. Detto questo, Yachtmaster, anche lui orologio poco capito, quello che volevo vedere assieme a voi è la differenza tra il classico Yachtmaster quadrante rhodium, in questo caso lunetta in platino, orologio secondo me bellissimo, magnifico, veramente poco capito rispetto a quello, alla bellezza di questo orologio, un 100 metri, un orologio dedicato a chi ha la barca, a chi ha, fa l'aperitivo a Portofino, orologio lussuoso secondo me, poi naturalmente lì sono gusti, insomma non è un orologio semplice da indossare, non si può certamente indossare tutti i giorni. 40 mm materiale naturalmente Rolesium, ovvero lunetta in platino, ma tutto il resto è in acciaio, Rolesor Everose acciaio oro, quadrante nero, o in questo caso lo si può scegliere anche quadrante marrone. 15.950 euro il listino di questo orologio, veramente bello, veramente esclusivo, mentre in questo caso un rhodium 12.400 euro, molto bello anche lui. Io li ho provati entrambi al polso in concessionario, quadrante blu, nonostante il rhodium sulla carta in foto mi piaccia tantissimo, mi piace anche di più, il blu forse sposa maggiormente il concetto di orologio da portare a mare, perché è un blu profondissimo, un bellissimo blu molto carico, con questa lancetta e questa scritta rossa che rievocano un po' l'heritage di Rolex. Mi è piaciuto davvero tanto, davvero un bellissimo, una bellissima soluzione per questo orologio. 12.400 euro, costa un po' di più del sub e naturalmente li vale, un po' per la sua preziosità, per la sua lunetta in platino. Ma vediamo anche il 42 mm, ultima concezione di Rolex. Potete vedere anche la bisellatura di questo orologio, che torna come era tornata sul Sea Dweller Deep Sea Challenge da 50 mm, quel bestione, quell'esercizio tecnico di Rolex, la sua prima sperimentazione sul titanio, dopo, dobbiamo dirlo, averlo usato tanto su Tudor. Arriva anche sullo Yachtmaster in una misura per tutti 42 mm, titanio Rolex, così definito, 14.150 euro, un orologio che secondo me fosse stato da 40 mm avrebbe potuto soppiantare davvero con molta facilità qualsiasi altro professionale dedicato al mare, come appunto lo Yachtmaster che abbiamo visto prima, il sub e così via. Questo è molto bello e aiuta anche tante altre maison secondo me a far apprezzare il titanio, che nell'orologeria di lusso è sempre stato un po' guardato è sempre stato un po' snobbato, ecco, possiamo sicuramente dire così. Orologio che non ho ancora provato, ma che mi piacerebbe provare al polso e probabilmente
lo farò a breve. Insomma, Odi e Tamo di Rolex, un catalogo vastissimo, complicato, troppo costoso, alcune volte che fa sognare ma che provoca anche frustrazione, perché è una maison che si è fatta un po' odiare, si è un po' allontanata dagli appassionati con questa disponibilità degli orologi sempre troppo poca, anche se ha aumentato in realtà in questi anni la produzione Rolex, ma la domanda è cresciuta esponenzialmente, soprattutto da parte di chi ha la volontà di approfittare di questa situazione acquistando e vendendo immediatamente sopra listino, soprattutto andando da concessionario e il pomeriggio poi l'orologio è già venduto da reseller. Ne abbiamo viste tante di queste scene. Purtroppo questo ha contribuito a far diminuire la domanda. Non so se vi è mai capitato di andare in un concessionario Rolex, magari anche per altro. Se siete stati in quel concessionario per 20-30 minuti, di sicuro vi è capitato di assistere almeno a 5 telefonate e a 5 clienti che sono entrati in concessionario per chiedere se ci fosse un Rolex e andare via con la coda tra le gambe. Ecco, questa situazione qui prima non c'era. Prima gli orologi di lusso e i Rolex, come tanti altri orologi di lusso, venivano comprati da quei pochi appassionati che compravano un orologio ogni tanto e comunque dopo anni per qualche occasione speciale. Ecco, tutto questo è finito, l'orologeria è diventata maggiormente speculazione e questa è la situazione in cui ci troviamo. Detto questo, e dopo questa lunga puntata domenicale di Beato tra gli orologi, per cui vi ringrazio di aver guardato ed essere arrivati fin qui, ditemi la vostra su Rolex senza accendere troppo gli animi nei commenti, perché ne parliamo come sempre assieme. Vi ricordo di iscrivervi al canale se i nostri contenuti vi piacciono, è del tutto gratuito e vi do appuntamento a una prossima puntata qui su Talk. Ciao!